E ci hanno appena portato la colazione in camera. Eccola qua. Gnam, cioccolata calda. Poi abbiamo preso spremuta d'arancia, frutta e poi croissant, le brioche con pane e marmellata e poi yogurt. Gnam. Bonjour, oggi davvero bonjour, ci stai francese perché siamo a Parigi, evviva, evviva. Comunque abbiamo già fatto colazione, questo è quello che rimane appunto. Vi faccio vedere la vista dal nostro hotel perché ieri sera era buio e non si vedeva granché, non so se avete visto qualcosa. Eccoci qua, e si chiama Hotel Therese, è nella via Therese tra l'altro, questa è la vista. Ciao Micio! Io appena vedo un gatto devo assolutamente salutarlo. Ciao Micio! Anch'io ne ho due a casa. E adesso finiamo di prepararci, in realtà siamo praticamente pronti, dobbiamo solo metterci il cappotto e poi andiamo vicino alla Torre Eiffel, a vedere la Torre Eiffel, a fare qualche foto e poi shopping. Siamo pronti per uscire, vi faccio vedere il mio outfit. Ho questo abitino bordeaux che mi chiedete sempre dove l'ho preso, l'ho preso su ASOS tipo un anno fa. E poi ho questi stivali che sono simili a quelli Stuart Weitzman che ho, ma questi non hanno il tacco e costano molto meno rispetto a quelli Stuart Weitzman. Anche questi li ho trovati su ASOS, sono super super belli e super super comodi. E poi questo è il cappotto di Stella McCartney che ho comprato a Milano, che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video haul. E poi la sciarpa Burberry che mi ha regalato Tomas l'anno scorso. Ready. Non dimentichiamoci la borsa, anche oggi avrò questa Givenchy. Siamo venuti a fare qualche fotina con questa vista meravigliosa. La tu che wow. No. Siamo davanti a Louis Vuitton. Questa è tipo la sede principale, un edificio enorme. Cosa mi sta indicando? Ah, sì, ok. E questa però è la fila per entrare. Praticamente siamo qua da, no, non da tantissimo, però c'è la fila per entrare. Perché Tomas vuole farmi un regalo da Louis Vuitton, sì, un regalo per... di compleanno. Sì, regalo di compleanno. Non sono poco. Ok, adesso sì. E quindi vediamo se ce l'hanno, perché è una cosa che abbiamo già cercato ad Amsterdam e non c'era, quindi vedremo. Allora abbiamo detto, a Parigi ci sarà. Abbiamo trovato quello che stavamo cercando, il mio regalino. E Tomas ha fatto shopping, tra l'altro. Diciamolo così, come sempre. Ah, ecco. Con me che ti porto questi soldi. Alla fine ha fatto più shopping lui di me. Non è che ho fatto più shopping io, ho fatto solo io il shopping. Perché io ho fatto il regalo per lei. Il regalo per me. Sveleremo nel prossimo video di che cosa si tratta. Bel regalo, eh? Eh sì, peccato che non si possa andare a fare la pipì da Louis Vuitton, stiamo morendo. Sì, infatti io non ce la faccio più. Non so che cosa sta succedendo, c'erano tipo delle proteste fuori, polizia, non so. Mi ha preso un po' il magone, ma adesso sembra essere tutto posto. Ok, non dovrei firmare qua dentro, ma sto facendo un'eccezione perché praticamente ci hanno chiuso nel negozio, letteralmente, cioè non si può uscire. Hanno chiuso tutti quanti dentro nel negozio con la chiave e non si sa perché, ma c'è tipo un sacco di polizia, nessuno sa perché o non vogliono dirci perché, e tipo c'è un sacco di polizia, cioè tipo si stanno picchiando la gente fuori, abbiamo visto poliziotti con i manganelli e ripeto non sanno perché o non ce lo vogliono dire, comunque non ci fanno uscire letteralmente. Noi abbiamo finito, abbiamo fatto i nostri acquistini, sì, guardate il packaging natalizio che carino che è. E questo è il mio regalino che mi ha fatto Pupetto mio, bellissimo regalino che vi farò vedere presto nel video dei regali del mio compleanno. E questo invece
E questo invece è il regalo che si è fatto Tomas, che magari anche lui ve lo farà vedere nel video haul, magari farò una comparsata a Tomas e vi farà vedere. Una cosa abbastanza particolare, eh? Questa volta sono andato un po' fuori dalle righe. Bene, ci piace. E siamo però ancora qua bloccati, ridendo e scherzando. Non so se devo preoccuparmi o cosa. Tomas dice di no. Però si sente la gente fuori che grida, si picchia e tipo noi invece siamo qua. Io sono contento perché sono riuscito... Hanno fatto sedere Tomas perché gli faceva male il ginocchio. Non si sa che cosa sta succedendo comunque. Non ci fanno uscire e siamo tutti bloccati qua. Non so. Non ti preoccupi? No. Io sì. L'unica cosa, se posso dire anche questo, l'unica cosa che sono molto contento è che dopo tanto tempo sono riuscito ad andare a fare pipì. È vero, perché ci dicevano, ecco anche questo stranissimo, hanno tipo chiuso i bagni e non volevano farci andare neanche a far pipì. Sì, non è che li hanno chiusi, non li hanno chiusi oggi, li hanno chiusi sempre, cioè, no, li tengono so, chiusi. Non ho capito. Sì. Beh, comunque per motivi di sicurezza non volevano farci andare al bagno e poi ci hanno chiuso dentro, non potevamo uscire e quindi alla fine gliel'ho detto, cioè io me la faccio sotto la pipì e quindi poi ci hanno lasciato andare a fare la pipì. Sì, ma non era facile perché all'inizio non facevano. No, infatti l'abbiamo chiesto più volte, però continuano a chiuderci dentro, cioè siamo proprio chiusi dentro, non si può uscire. Questa cosa mi fa un po' d'ansia, un po' tanta. Comunque la gente, sì, alcuni sono al telefono seduti per terra, altri li vedo preoccupati, non so che cosa stia succedendo. Tentano di uscire ma non li fanno uscire, non si sa bene cosa stia succedendo, non si riesce a vedere. E noi siamo qua e aspettiamo. Ci hanno fatto uscire da Louis Vuitton, non dall'entrata principale ma dall'entrata secondaria, dove c'erano dei tizi che mi hanno fatto aprire tutte le borse che avevo, anche per uscire, non l'ho capita. E praticamente ci hanno dato tutta una mappa per dirci come raggiungere la Duré, però non dagli Champs-Élysées ma da una via, tipo da tutte le vie più nascoste, perché dicono che era troppo pericoloso. Non potevamo chiamare una macchina perché dicevano che non riusciva a raggiungerci e hanno chiamato la Duré loro dal negozio per sapere se erano aperti, perché con quello che sta succedendo probabilmente, cioè pensavano che avessero chiuso, invece sono aperti e niente, quindi adesso stiamo camminando praticamente per queste vie alternative. Ecco, praticamente noi dovevamo andare da qua a qua, però siccome qui si stanno picchiando, ci sono i poliziotti con i caschi, i manganelli e gli scudi, tipo, noi dobbiamo fare tutta questa strada qua dietro per evitare Champs-Élysées, però comunque dobbiamo poi avvicinarci per entrare dalla Duré. Adesso stiamo proprio entrando nella Lincoln. Sì, adesso siamo qua. Sì. Lincoln. Adesso siamo praticamente qua. Adesso dobbiamo girare. Ok, laggiù, non so se riuscite a vedere tutte le sirene della polizia, laggiù ci sono gli Champs-Élysées. E ho un po' di paura ad avvicinarmi, però credo che ci sia un'entrata secondaria di la Duré, non lo so. E poi per non far vedere che avevamo la borsa di Louis Vuitton ci hanno dato una borsa bianca per nascondere, cioè follia pura. Comunque io sono molto preoccupata, però a questo punto andiamo. Ho pensato di tornare in hotel, forse era il caso di tornare in hotel, forse era il caso di lasciar stare, non lo so. Comunque ormai siamo qua, loro ci hanno detto di stare tranquilli, vedremo. Tomas è sempre più tranquillo di me, comunque io detto sì, lui tranquillo. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati dalla Duré e si vedono gli Champs-Élysées da qua, guardate che cosa sta succedendo. Questa è la situazione da ore. Non so se vedete, ma tipo si picchiano e non abbiamo ben capito perché. Però siamo riusciti ad entrare dalla Duré. Abbiamo già... sto mangiucchiando pane, ho ordinato Coca-Cola Zero e acqua e questo è il posto più bello del mondo. Dopo Puppetto è più bello del mondo, prima Puppetto e dopo questo posto, anche mi piace tanto 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 in questo stile bellissimo.
Abbiamo preso io la zuppa di aragosta, che è arrivata tipo solo con questo pezzo e poi ci ho versato sopra la zuppa, non so se hai visto. E Tomas ha preso il salmone affumicato. E quello lì cos'è? Ah, tipo crostini. Tipo polenta. Polenta? Secondo me sono crostini. Non lo so. Vedremo. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Gnam, solita ripresa, gnam. Io ho preso il white omelette, che è un omelette bianco con prosciutto e formaggio. E le patatine. E Tomas invece ha preso la La Durée omelette, che è tutta strapiena di roba, e anche lui le patatine. E per finire, come dolce, abbiamo preso i macaron, cioccolata calda che è super super densa. Io ho preso vaniglia, violetta, petalo di rosa e cioccolata. E Tomas ha preso gli stessi gusti, però al posto del cioccolato ha preso il lampone, che mi sa che ha fatto meglio lui, come al solito. Yum. Siamo sulla ruota panoramica, la vista è bellissima, io me la sto facendo sotto dalla paura, mamma mia, ho proprio paura, sì, l'Arco di Trionfo, Torre Eiffel, io ho tanta paura, Tomas. No, mamma mia, ho fatto una gran cavolata a venire qua. Ragazzi, ho una paura tremenda, ma perché sono venuto qua? Perché? Giuro, ma perché? È bello. Mamma mia. Ma perché io faccio sempre queste cose? Ma è stata mia fiume, l'idea, è stata mia, cretina. Io non vedo l'ora di tornare giù. Io vi dico, non vedo l'ora di tornare giù, non ce la faccio più, ho proprio paura. Peccato, era bellissimo. Mi rendo conto che è davvero bellissima la vista. Sono tornata in hotel, finalmente. La paura che io ho avuto su quella ruota panoramica non ha eguali. Io ogni volta ho queste idee assurde. Andiamo! E poi me la faccio sotto. Adesso mi metterò a fare il montaggio del vlog che abbiamo filmato ieri. Vi mando un bacio grandissimo e buonanotte. Ciao!